Diamo la buona serata al presidente della Camera Penale di Messina, Candido Bonaventura, assieme a lui, come MGA Sindacato Nazionale Forense, l'avvocato Valentina Restaino. Buona serata ad entrambi. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, io partirei da cosa? Da una foto che è stata tra l'altro pubblicata da uno dei rappresentanti di MGA Sindacato Nazionale Forense, e che ha scatenato, ha riacceso il dibattito sul 41 bis sui social network. Eccola qui la foto, la regia ce la sta facendo vedere. 41 bis è nato per evitare che i boss della criminalità organizzata proseguissero nella loro attività illecita all'interno del carcere, istituito come misura eccezionale. Ma negli anni è divenuta una misura in qualche modo ordinaria con finalità distorte? Io inizierei prima da Valentina Restaino per andare poi dal presidente Bonaventura. Valentina. Assolutamente sì, assolutamente sì. La storia del 41 bis, più o meno, insomma, almeno noi addetti ai lavori la conosciamo. È una storia che ha radici antiche, ma era nato, insomma, prima ancora della riforma Gozzini, come una norma, la norma di chiusura dell'ordinamento penitenziario, che serviva per consentire ai direttori di sospendere il trattamento ordinario in caso di problemi concreti ed emergenti all'interno di un istituto penitenziario. Con la legge Gozzini nasce il 41 bis, ma nasce soltanto il primo comma, e poi dopo la strage di Capaci viene fuori il 41 bis più o meno come lo conosciamo adesso, con una funzione che poi è la funzione che Giovanni Falcone aveva in mente, credo io, cioè quella di limitare o eliminare del tutto la possibilità che i promotori di associazioni di stampo mafioso potessero continuare a governare le medesime associazioni dall'interno del carcere. Questa funzione precipua, secondo me, è stata assolutamente modificata, svilita, e addirittura ci porta ad oggi ad interrogarci sulla natura di questo 41 bis, perché se è pena, se è il modo di esecuzione della pena, direi, il collega penso che sarà d'accordo con me, in netto contrasto con l'articolo 27, se è misura di prevenzione, come è stata espressamente definita dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha rigettato il ricorso per Cospito, contrasterebbe secondo me comunque con l'articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi sì, come al solito in Italia le leggi speciali o eccezionali tendono poi a diventare assolutamente la normalità, per ragioni secondo me più politico-criminali che di reale emergenza. Questo è quello che penso io, ma ovviamente non mi voglio dilungare. No, ma sentiamo subito il Presidente, anche perché ci sembra, tra l'altro nel dibattito che si era acceso intorno alla foto che abbiamo fatto vedere su Facebook, si parlava anche di distinguere la vendetta dalla funzione sociale, dalla funzione rieducativa della pena, Presidente Bonaventura. Sì, ma quella fotografia l'ho pubblicata anch'io, ovviamente l'ho condivisa, e anch'io ho bisticciato con i soliti leoni da tastiera. Perché la verità è questa, la verità è che viviamo in un'epoca di populismo, un'epoca di giustizialismo, in cui è difficile, cioè per noi è veramente difficile parlare in pubblico, far comprendere come stanno esattamente le cose. Le cose che ha detto la collega sono delle cose sacrosante, cosa posso dire di più? Non c'è dubbio, noi dobbiamo capire, fermo restando che la mafia è una cosa seria e che va combattuta nella maniera più seria, su questo dobbiamo essere assolutamente chiari, però bisogna essere anche umani. Uno Stato si riconosce anche dal modo di come tratta i detenuti, che debbano essere controllati, non c'è nessun dubbio, ma che ci sono degli strumenti, questo non vuol dire trattarli come animali. Si possono, io mi occuperei di più di evitare che in carcere entrino i telefonini, di evitare che le persone portino in carcere armi e droga, come è successo di recente. Hanno beccato proprio ieri, credo, una donna che cercava di far entrare della droga per il fidanzato. Questi sono, ovviamente, non devono avere contatti, magari durante i processi tenerli separati e non farli stare nella stessa stanza in tribunale, che magari si scambiano anche le informazioni. Questi e anche più di questi, ma la funzione della pena è una funzione rieducativa. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Poi è anche vero che chi dovrebbe intervenire sono i politici, perché è il legislatore che deve intervenire. E il legislatore non interviene per due ordini di ragione. Perché? Anzitutto perché alcuni di essi, purtroppo,
nella nostra quotidianità sono essi stessi giustizialisti, altri perché comunque pescano voti tra i giustizialisti. È più facile raccontare al popolo degli elettori: io quest'uomo lo tengo in galera, butto la chiave e non gli do da mangiare, piuttosto che dire se ha bisogno di cure lo curo, se ha bisogno di una cella umana lo tengo in una cella umana, se ha bisogno di avere dei momenti di affettività con i familiari non c'è nulla di straordinario. Però questo ce lo possiamo dire tra di noi, in pubblico noi rischiamo il linciaggio. Io ogni volta che vado a un convegno a dire di queste cose, guardate che, e purtroppo devo aggiungere anche, e mi dispiace, anche tra gli addetti, anche tra i nostri colleghi, è vero, questa è veramente una cosa agghiacciante. No, questo fuori da ogni dubbio, anche perché, Restaino, è il giustizialismo che fa sì praticamente che il 41 bis sia così divisivo? È, diciamo, il rigurgito di giustizialismo, o meglio, la ricerca del giustizialismo per ricercare consenso, che fa sì che il 41 bis sia così divisivo? Perché ogni volta che si parla di 41 bis è come parlare in questo paese di fede calcistica, no? Ci si divide, ci si accapiglia, quasi si viene alle mani, quasi si viene alle mani sul 41 bis. Assolutamente sì, no? Io voglio un attimo sottolineare quello che ha detto il collega poco prima di me. È impressionante che degli avvocati e delle avvocate, quindi delle persone che dovrebbero, come dire, aver assimilato i principi costituzionali fino in fondo, si scaglino contro chi discute di 41 bis, perché ecco, io sarò franca, l'eliminazione del 41 bis è impensabile in questo momento. Come diceva il presidente poco prima, la mafia è una cosa seria e bisogna sicuramente arginarla. Il problema è un altro, il problema è che da molti anni a questa parte, non soltanto adesso che il dibattito si è risollevato a causa dello sciopero della fame di Cospito, che peraltro non è neanche un mafioso, a dirla tutta, ci sarebbe anche questa parte da discutere dell'utilizzo del 41 bis, come dire, lo diritto penale del nemico è un uso di tutte, direi, le parti politiche. Beh, Cospito gli è stato applicato il 41 bis perché è considerato terrorista, questo è stato ribadito a più riprese dallo Stato. Perché è considerato terrorista, però c'è un punto, ed è in questi termini che la Corte Costituzionale ha sempre lasciato in vita il 41 bis. Intanto il 41 bis è accettabile in un paese che prevede che la pena abbia una funzione rieducativa e che quindi ci sia sempre un trattamento che conduca, non dico all'emenda, ma quantomeno a reinserire il soggetto in una società senza crismi delinquenziali, e che ci debba essere un nesso funzionale stretto fra le restrizioni del trattamento ex 41 bis e le esigenze di sicurezza concrete. Quando poi io leggo in una sentenza della Cassazione che queste esigenze di sicurezza non debbono essere necessariamente concrete, ma realizzano una misura di prevenzione in relazione al tipo di autore, perché qui poi stiamo finendo anche in quest'altra, in quest'altro vizio del diritto penale, che è quello di distinguere non le condotte ma chi le fa. E allora usciamo decisamente dal recinto della Costituzione, quindi dovremmo un attimo interrogarci. Peraltro il 41 bis come misura di prevenzione fu definito così anche da un noto procuratore antimafia, Franco Roberti, a noi particolarmente noto perché è stato procuratore capo nella mia città e poi subito dopo assessore, insomma, regionale, appena entrato in pensione, vabbè, ma non è questa la sede per discutere di queste cose qui. Ma allora chiediamoci anche se questa misura di prevenzione, che peraltro ha larghi tratti amministrativizzati, non giurisdizionalizzati così come dovrebbe essere, già il fatto stesso che sia un unico tribunale in Italia ad occuparsi dei provvedimenti del 41 bis la dice lunga. La giustificazione è stata per creare un'uniformità giurisprudenziale. Curiosa spiegazione, visto e considerato che il custode delle leggi è un altro, non è il fatto che si deroghi alla competenza territoriale. Quindi sì, c'è una volontà politica bipartisan davvero di non perdere il consenso di chi
non ha nessuna voglia di capire e approfondire che il carcere, come dici tu nel titolo di questa trasmissione, non è vendetta. Quando un avvocato mi risponde, sì, ma Bernardo Provenzano, dico per dire, ha ucciso i bambini, a me verrebbe da raccontare e verrei linciata, come ha detto bene il collega presidente, qual è stata la tortura a cui è stato sottoposto quest'uomo che si è macchiato di delitti orribili sicuramente, ma che è stato trattato dallo Stato esattamente come lui ha trattato le sue vittime. Quindi mi sa che qua di rieducativo non c'è proprio niente. Beh, anche perché l'espressione, presidente, è comunemente utilizzata per definire il 41 bis, ossia carcere duro, così lo si trova come neologismo giornalistico, è ben esplicativa di ciò che il 41 bis è diventato, ossia una pena speciale più dura della reclusione prevista dal codice penale. Ma io non sono d'accordo con questa definizione, io non lo definirei carcere duro, io lo definirei carcere disumano. Io lo definirei carcere disumano. Io, guardate, io amo gli animali, ho anche un bellissimo cane, ma se tu prendi un cane e lo chiudi per 5 anni in una cella come quella, quando esce quel cane, tu immagini quanto sarà arrabbiato, quanto anche il più docile dei cani, che cosa potrebbe fare uscendo da quella cella? Come si può pensare di rieducare una persona? Perché questa deve essere la tendenza. Perché se noi se partiamo dalla prospettiva, dall'idea che chi va al 41 bis dovrà stare tutta la vita lì dentro e dobbiamo buttare la chiave, allora non ne discutiamo neanche. Se invece l'idea è quella che dovrebbe essere, quello che dice la nostra Costituzione, che deve stare lì e si deve rieducare perché ci deve essere almeno la speranza che ritorni in società, allora deve essere trattato in maniera umana. Questo non significa che non debba essere non controllato, super controllato, ma con le tecnologie che abbiamo oggi non è necessario tenerlo in un metro quadro per poter controllare che non vada a parlare con gli altri soggetti. Ci sono sistemi, strumenti, uomini, tecnologie che lo possono fare. Uomini anche poco, presidente, uomini poco, perché uomini poco, ma adeguati sì. Allora il problema è sempre il mondo della cosiddetta antimafia. È 40 anni che abbiamo l'antimafia, è 40 anni che abbiamo l'emergenza, ma questa emergenza, se si adottano e se è necessario adottare delle misure di emergenza, vuoi misure di prevenzione, vuoi misure di 41 bis, diciamo il catalogo è ampissimo, bisognerebbe poi a un certo punto tirare le somme e dire abbiamo in qualche maniera diciamo messo all'angolo i diritti e però abbiamo ottenuto un risultato. Ma se noi questi diritti li abbiamo compressi e ancora oggi parliamo di mafia, evidentemente questi strumenti non funzionano e quindi non possiamo continuare a utilizzare degli strumenti eccezionali che ormai sono diventati normali e che non hanno portato nessun risultato, se è vero che ancora c'è questa esigenza. Ma durante i consigli nazionali forensi non ne parlate mai di 41 bis? Non capita mai di parlare di 41 bis? All'Unione delle Camere Penali sì. Ai congressi, alle riunioni, ne parleremo per esempio il prossimo weekend a Roma, la riunione di tutti i presidenti. Per noi abbiamo anche un osservatorio carcere. E come da avere bravo osservatorio carcere? Paolo Catanzariti e Riccardo Polidoro sono i responsabili di questo osservatorio carcere e combattono tutti i giorni queste battaglie. Però la verità è che è impopolare. Era pronta la riforma dell'ordinamento penitenziario, ve lo ricordate? Cadde il governo Renzi e non se ne fece nulla, perché chi si voleva il PD che era d'accordo all'improvviso ha cambiato strada, perché evidentemente non avrebbe anzi avrebbe perso voti. Questa è la realtà, questa è la pochezza del nostro ceto politico, perché l'unica cosa che gli interessa è non perdere voti e non fare emettere provvedimenti giusti, provvedimenti costituzionali, provvedimenti umani, provvedimenti che danno il senso della civiltà di un paese, perché la civiltà di un paese si vede da come vengono trattati i detenuti e noi siamo un paese incivile. Ma attenzione, non è solo una questione di politici, perché cioè, è un problema anche all'interno dell'avvocatura, perché Restaino, è sul 41 bis, e qui pongo la domanda, che si valuta lo stato dell'evoluzione o dell'involuzione giuridica e sociale dell'avvocatura italiana? Ma io penso una cosa, Massimiliano. L'avvocatura in realtà di 41 bis sa molto poco e ha il grave difetto di parlare molto liberamente di ciò che non conosce. Lo voglio dire proprio a titolo esemplificativo, mi farebbe piacere che ci fosse qualche collega in ascolto a sentirmi.
Fermo restando che ci deve essere un nesso funzionale fra le restrizioni che la persona subisce e l'esigenza di sicurezza concreta, no? Questo ci ha detto la Corte Costituzionale. Ebbene, il 41 bis nella pratica è disciplinato da una circolare del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Adesso io mi prendo un minuto per descrivere alcune delle limitazioni del 41 bis e poi gli avvocati in ascolto e le avvocate in ascolto mi diranno se c'è un nesso fra il fatto di di non poter tenere nell'armadietto in sala pittura, e di questo parlerò, confezioni di colori ad acquarello superiori in numero di 12. Cioè, se uno vuole avere 20 colori, non può averli. Oppure, esempio, se il detenuto vuole dedicarsi ad un'ora di pittura alla settimana, al giorno, dovrà rinunciare ad una delle due ore che ha per fare socialità, cioè per non stare all'interno di quella cella. A proposito di quell'immagine, poi vorrei sottolineare una cosa, l'ho letta proprio oggi e quindi mi fa piacere ripeterla. Molti colleghi e colleghe che hanno commentato quando si è pubblicata questa foto hanno detto: no, non è vero, non è così la cella del 41 bis. Premesso che questa famosa circolare del DAP, che poi insomma è stata anche un po' martoriata fortunatamente dalla Corte Costituzionale, prevede che l'arredamento della saletta della cella non sia molto dissimile da quello, perché anche quello è rigidamente determinato. La cella in cui è praticamente morto, anche se non è morto direttamente in quel letto, Bernardo Provenzano, di cui leggevo la storia oggi, era proprio così, cioè aveva il bagno esattamente nello stesso luogo dove mangiava e dormiva, e per evitare la risalita di odori poco gradevoli doveva tenere proprio nel gabinetto una bottiglia di plastica rovesciata per limitare i danni, diciamo così. Ecco, allora potrei stare un'ora a dirti le follie di questa circolare. Per esempio, ecco, la Corte Costituzionale è dovuta intervenire perché si diceva che il detenuto non poteva tenere un fornello per riscaldare dei cibi, ma non per cuocerli. Ora, il nesso fra la protezione dalla mafia e quindi dell'evitamento dei contatti fra il detenuto e l'esterno, e il fatto che non potesse scaldarsi un piatto di pasta, a me il DAP me lo deve spiegare, e me lo dovrebbero spiegare anche tutti i colleghi e le colleghe che piagnucolano: qualcuno pensa ai bambini. Ecco, no, l'avvocatura dovrebbe studiare un po' di più, Massimiliano, e non lo fa. Non lo fa. Posso dire una cosa io? Dunque, qua bisogna essere intellettualmente onesti. La verità è che tutto questo non è finalizzato ad evitare il contatto con l'esterno. Tutto questo è finalizzato a ottenere pentimento. Bravissimo. Diciamo le cose come stanno. Bravo. C'è una tortura, perché poi voglio dire, la tortura è una tortura di Stato. A Guantanamo, la tortura a Guantanamo era finalizzata a ottenere una collaborazione, la stessa cosa le torture dei gomma ai terroristi negli anni 70, si torturava una persona per ottenerne collaborazione, per ottenerne rivelazioni, e qui è la stessa cosa, identica, oltre al fatto che si ritiene che un soggetto che si sia macchiato di delitti particolarmente gravi debba essere ripagato della stessa moneta che lui ha elargito alle sue vittime. Questo proprio scardina lo Stato di diritto, questa concezione. Ecco, lo Stato non ha più ragion d'essere con una concezione così alla base. E sul 41 bis potremmo stare a parlare ore e ore e ore, sia sociologicamente ma anche giuridicamente. Voglio chiudere proprio con il presidente Bonaventura, perché la domanda l'ho fatta a Restaino e ha risposto portando degli esempi pratici, perché voi avete tirato in ballo più volte la politica, ma io voglio tirare in ballo anche l'avvocatura, perché certi sentimenti e certe espressioni e certe dichiarazioni e certi commenti anche sotto a quella foto che ha scatenato il dibattito sui social sono stati fatti anche da avvocati. E allora ripeto a lei, Presidente Bonaventura, sul 41 bis, è sul 41 bis che si valuta lo stato di evoluzione o involuzione giuridica e sociale dell'avvocatura? Certamente sì, ma gli avvocati sono nella società, gli avvocati sono la società. E anche tra gli avvocati, purtroppo, ci sono menti che non tengono in considerazione neanche il lavoro che svolgono, neanche la professione che svolgono. E questo è di una gravità, perché io lo capisco che la persona della strada
possa anche non comprendere, possa anche non capire che cosa significa rieducazione, che cosa significa ordinamento penitenziario, eccetera. Un avvocato dovrebbe comprenderlo e dovrebbe anche aiutare la collettività a comprendere. E quindi è davvero, davvero, davvero disarmante che proprio nella nostra categoria, quindi persone che hanno dei tecnicismi, che hanno una comprensione diversa del fenomeno, ci siano atteggiamenti di questo tipo. Certo, anche noi dobbiamo fare mea culpa, anche noi dobbiamo cospargerci il capo di cenere, evidentemente non riusciamo neanche tra di noi a spiegare fino in fondo come stanno le cose. Io vi ringrazio Valentina Restaino, Candido Bonaventura per essere stati su Giustizia Caffè a riaccendere il dibattito, a mantenere i riflettori accesi sul 41 bis. Grazie ad entrambi, buona serata, buon lavoro, buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie, auguri.